Consigliere, si aspettava che insomma, la sua elezione in emiciclo causasse questo effetto domino, portando anche a un rimpasto di giunta a Teramo? Ah, credo che era inevitabile, è una cosa che avevamo, non dico preventivato, che tutti quanti sapevamo, ma che nessuno poteva immaginare, diciamo, nei contorni e nelle modalità. È stato un momento di riflessione che il sindaco si è preso e che adesso ha portato a casa un risultato importante, una nuova squadra motivata, persone nuove che entrano. Dispiace per quelli che ovviamente che escono, perché tutti sono stati, diciamo, fondamentali nel percorso che il sindaco ha fatto sia nel primo mandato che nel secondo mandato. È ovvio che è una situazione che fa dispiacere un po' tutti, nello stesso tempo la quadra che ha trovato, che il sindaco ha trovato, nella sua totale, diciamo, nella sua totale disponibilità, con le modalità che ha voluto mettere in campo, è stato poi il risultato finale di questa nuova giunta. Per quanto riguarda i fuoriusciti, tra virgolette, si dice anche che lei abbia spinto appunto per dare a Bellateramo un altro assessore, è così? No, io non ho spinto nulla, io ho semplicemente detto che il risultato di maggio 2023 ha fatto sì che Bellateramo avesse due assessori in giunta e che queste situazioni, tutto ciò che è capitato successivamente con le elezioni regionali, non hanno modificato il contesto di Bellateramo. Se si è modificato qualcosa era negli altri gruppi, per cui ritenevo necessario e importante che Bellateramo potesse avere sempre una doppia rappresentanza. C'è stata confermata, evidentemente la bontà della nostra richiesta è stata valutata dal sindaco, come dicevo prima, indipendentemente da noi, perché oltretutto le scelte sono state prese da lui, non è che noi abbiamo sollecitato, abbiamo chiesto, io non ho avuto grandissime interlocuzioni con il sindaco, il gruppo è andato a rappresentare le problematiche, è stato un risultato, diciamo, fatto dai consiglieri comunali, dal capogruppo, dal sindaco e da tutta la composizione di maggioranza del comune. L'ultima, si sente di dare dei consigli a Di Marcantonio, che adesso ha le sue deleghe? Marcantonio è sicuramente un imprenditore molto apprezzato, capace, sono convinto che farà bene. Sicuramente la difficoltà che c'è nel portare avanti, diciamo, un iter amministrativo come quello di un lavoro pubblico è talmente complesso, è talmente complicato che adesso può sembrare tutto semplice, ma poi successivamente ci si renderà conto anche di Marcantonio che ci sono delle difficoltà, ma lui è una persona molto determinata, capace, sono convinto che riuscirà a smuovere e a portare nuovo ossigeno all'interno di quell'area tecnica per far sì che ovviamente tutti gli atti amministrativi possano andare più velocemente, non di come sono andati, perché noi abbiamo lavorato tantissimo, io devo fare veramente tanti complimenti sia all'area 6 che all'area 7, all'ingegner Manetta che ha fatto un lavoro immane sotto il profilo delle scuole, a tutti i tecnici, all'ingegner Bernardi, all'architetto Cimini, sono stati veramente, veramente in campo. Abbiamo messo in campo un'immensa attività di riprogrammazione e di programmazione del nostro territorio insieme a tanti lavori pubblici del PNRR che in qualche modo ovviamente per poter trovare, diciamo, conclusione ci vorranno degli anni e in questi anni ci saranno tante piccole problematiche che saranno connesse all'esecuzione dei lavori che in qualche modo andranno ad incidere nella quotidianità dei teramani. Adesso con il nuovo assessore sicuramente ci sarà un maggiore impulso, ci sarà una determinazione sua sia sotto il profilo caratteriale, sia sotto il profilo lavorativo, sia sotto tutti i profili che in qualche modo darà merito anche al suo lavoro. Saremo qua anche noi a guardare, a vedere tutta l'attività che metterà in campo, nella consapevolezza che Teramo sta cambiando volto, che in questi ultimi 6 anni ha già cambiato volto sotto un profilo programmatico, adesso deve cambiare volto sotto il profilo proprio dell'esecuzione e della conclusione dei lavori che già sono in corso e tanti altri che devono partire.